che cos'è questo oggetto strano che ricade nella pargoletta? Ma non sei? Vado a prendere. Ecco. Non tema, non tema. Lì c'è l'uovo, ti ho messo di stanza. Ora io farò roteare le clave. Allo mio tre, ne lancerò una nell'area. Voi Simone la fermerete qua dal manico con i denti. Lo popolo, godendo dell'artificio, esploderà in grande applauso. Abbruciamola in strega e ce ne andiamo, Basta che dopo, anche perché dopo dobbiamo lasciare un proscenio. Che, perdonate, di nuovo mi ripeto, se la rima non mi pare troppo malsana, che ora fa la meridiana? Ecco, abbiamo 10 minuti, quindi fatevelo bastare come sollazzo, Dunque. 1, 2, 3, ora! Oh! Una nell'area, 1, 2, 3, là! No! Devi fare paura! Se no il popolo capisce! E non gode, è come nella Formula 1 la partenza! Che se non c'è l'incidente! Dobbiamo farlo più periglioso, forza! Più periglioso! Lo farò da bendato! Non io bendato, lei bendato! Vado su per la benda! Qualcuno ha una benda? Dimenticollo la benda, qualcuno ha una benda per gli occhi, per favore? Una benda? Provvedo in altro modo, perdonate. Ecco, è a questo punto del mio spettacolo che mi piace sempre sottolineare la veridicità, la filologicità del Medioevo che porto nelle vostre piazze. Avrei potuto usare delle mutande di scena, finte, e invece sono le veritiere mutande che non cambio da giorni e giorni. Sentitemi. Senta anche lei, mamma. Senta il teatro, il metodo Stanislavski. Senta anche lei. Non tema. Senti anche voi. Senti. Tornate nelle vostre case, bambini, e dite: questa è la carezza di Sigismondo. Oh, forza. Non ti preoccupare, lo metto per lo dentro. Lo metto per lo dentro, così. Lo metto per lo dentro a ciò che loro non debbano guardarlo. Simone, ci vedete? Quante sono queste? Sono 3, ma ci vedi? Vado a prendere le mie clave in pelle di asino leggiadra. Perdonollo, una mi si è anche sporcata di ovo. Arrivo, Simone, non t'addormentare. No, non si può. Ora un attimo, mi devo allenare, è buio, c'è poca luce. Lo fo per lo popolo, faccio che lo strazio, allo mio 3, 1, 2, 3, ora apri la benda, presto, e fermali una con i denti, uno. No, mi è caduta! No! La benda! Non vedo la luce! Forte applauso lo stesso! Simone! Non mi segui, era un dialogo! Financo! Si è messo qua! Fategli un applauso forte! Non ho più numeri, c'è poca luce, non riesco con la giocoleria. Lo fuoco! Potrei fare lo spettacolo del fuoco. Lo faremo con lo fuoco, dai, con solerzia. Lo fuoco illumina la piazza e non mi crea lo disturbo. Ne produrrò con un antico numero di fuoco, a ciò che lo sollazzo sia finalmente sufficiente. Però mi raccomando, siccome vedo molti bambini qua presenti nella piazza,
La raccomandazione è una soltanto. Lo fuoco, bambini, a casa. Per gioco o per sfizio o per qualsiasi altra ragione. Fatelo! Fatelo! Ma fate sempre come fa lo giullare, che lo fa sempre solo in giorni di pioggia, come questo, eh. Mai, mai quando c'è il sole. Solo quando. Mi raccomando, mai! Solo! Mi raccomando, e vabbè, ma vabbè! Perché sennò è pericoloso col sole! Se potria c'è! Era solo un trucco di. Se n'era andato per preservare la preziosità dello scialle. Tenga ricordo dallo medioevo. Ricordo dallo medioevo. Tieni l'ombrello, tieni. Tieni un ricordo dallo medioevo, tieni. Ricordo me. Ho finito i numeri del sollazzo. Cioè in realtà ne avrei un altro di numero, però è un numero periglioso che non so se c'è tempo perché richiede un po' di. Sarebbe in realtà il numero che mi ha reso famosi. Ho iniziato a fare il comico in un secondo momento, ci provo forse, però per questa cosa che sto per provare a farvi vedere vi chiedo scusa se per qualche istante uscirò dal personaggio, perché non è una stupidaggine come quelle che avete visto finora, ma è un numero che richiede anni di preparazione. Mi vado a preparare. Quello che sta, divento serio per tanti motivi. Il primo motivo è che ci sono i bambini e al di là delle sciocchezze, per nessuna ragione, con nessun oggetto, in nessun modo provate a rifare quello che state per vedere qui in questa piazza adesso. Quello che io sto per fare richiede anni di esercizio, richiede l'allenamento della muscolatura molle, quella passiva, cosa che non tutti possono fare. Non senza prima un percorso di allenamento, quindi mi raccomando, lo dico a grandi e lo dico soprattutto ai bambini, non fate mai quello che state per vedere qua adesso. Me lo regga. Siamo in ritardo, vado veloce. Vado solerte a pronunziare l'antica formula per tarare lo sacro dispensorio. Polsi in quantità di uno, serpe velenifera catturata in piana di Compostela nella notte del pleniluno dello anno 1346. È di gomma. Me l'ho presa tra i giochi di mio figlio stamattina. Aspetta, vabbè. Vado solerte. Bulbo oculare dello frate Pancrazio da Ponte Battoli di sopra, morto di peste bubonica nell'anno del Signore 1142. E via, fa un po' di scena, fingete quantomeno, eccolo. Chiodo ferreo con la quale veniva fissa la lingua per i giullari impertinenti al portone della cattedrale de Chartres de Paride, Mecoglion, non mi ricordo il nome. Questo è vero, è veritiero. Bacino la bua. Quarto ed ultimo ingrediente,
serpe velenifera! Quarto! Serpe avvocato! Serpe velenifera! Pulvo oculare! Chiodo ferreo! No! Chiodo ferreo! Perdonarlo! Ah! Ce l'ho! Urina di giullare! Ora non mi viene da urinare qua in mezzo a voi! C'è un giullare a cui viene da urinare qua per caso! Magari! Se magari tutti all'unisono potesse aiutare con lo pss. Massaggino ai reni, massaggino ai reni. Qua, ma no, massaggino ai reni, qua, qua ai reni. Ma quello è massaggio erotico, no, eh! Ai reni! Forza! Pss, all'unisono! Pss. Ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho! Ce l'ho, aspetta, porta avanti, porta avanti! Ce l'ho! No, aspetta, no, passate, passate! Presto, presto! Che alle 10, dai! Tutti insieme! Ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho! Ce l'ho! Mi porta avanti, ce l'ho! Ce l'ho! Dove la fa? Perdonate, sarò anche giullare e il tante bello, non avete nulla di meglio che guardare il mio poderoso augello. Qua, coprimi, coprimi tu, coprimi con questo, copri, copri, copri. Lo farò con solerzia. Qua. Quello devo urinare di sopra, signore, mi scusi. Allora, è per lo rituale, per liberarvi dallo maledizio, fosse per me. Oh, mi mettevo in acqua in mezzo a voi. Non lo trovo. Sarà stato il freddo di oggi. Ma eccolo, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Niente, io sono un alcolico con un bulgaro italianizzato. Niente, non ho finito! Non ho finito! Ma no, tranquillo! Ma perché se la riva veramente pensavate che mi mettevo lì in mezzo a voi, dai! Sono un gentiluomo alla fine, no? C'è bambini, mettevo lì, c'è bambini! L'urina qua l'ho fatta stamattina. Forse. Vibra, oh, vibra! Fa vedere che vibra! Vibra! Oh! Vibra! 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 Tienilo! 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 Oh, vibra! Vibra! No! Lo sapeva fin dall'inizio che le nudità e la vena. Oh, dietro lo scialle elegante se nascondeva la schifosa. Non è quasi quello che si stia. Dove la strega? E lei! Lei! Lo sapeva! Lei che dietro la bellezza si nasconde sempre lo maledetto! Schifoso, vieni qua! Vieni qua, dai, veloce! Forza! Me lo regga, sia gentile! Come vi chiamate? Giuro, così voi siete attenta all'uovo, l'uovo! Qua! E così voi esercitate l'arte fattucchiere della stregoneria in quel di Montefabbri. Ora io vi darò fuoco. E vabbè, è un'ordalia! Non temete, è un'ordalia! Sei Dio! Decide che lei è innocente, nulla si farà. Se invece è colpevole, brucerà tra atroci dolori. Giulia, questo qua può prendere fuoco? Levalo, è meglio. Levalo, per il piacere del pubblico maschile l'ho scelta buona, Forza. Non temete. Che entri braciere ardente sulla quale riporre la maledetta strega. Manco lo faro, ma hanno messo almeno lo braciere. Non temete, ne ho altre. Lo Malleus Maleficarum, antico testo che insegnava l'arte dello straziamento di corpo di strega, vado a ricordare bene. Ce l'ho, bene! Ah, non aveva notato, perdonatemi, poco saggio, avete effettivamente un malefizioso tatuaggio. Brutta strega. Ce l'ho! Si presunta e strega su calderone de acquente, se la nega tra atroci sofferenze è veritiera e strega, se la invece nulla nuoce è innocente, che entri calderone con acqua ardente.
Calderone! Vabbè, no, manco Calderone. Roberta, dov'è? Non te, bene, ce l'ho altre. Bene, bene, bene. Ce l'ho, non ti preoccupare, bene. Bene. Ah, ecco, ce l'ho, bene. Ponzi, presunta strega, su sostegno apparentemente non tenuto da nessuna forza fisica. Se ella resta levitante nell'aria, è veritiera strega e verrà condannata. Se ella cade come creatura normale, innocente, ella non è strega. Forza, andiamo, Solerti, sono pronto per questo. Via! Via, oh, mi fischia, qua, mi avvalgo. Dai, niente, dai, 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 che riprodotto, dai, ti vedevo che te state. Anche te, dai! Dai, veloce per la strega! Dai! Simo! Simo! Simo, dai! Dai, Simo! Dai, veloce, anche lui, dai, che dai! Dai, dai, è venuto a bruciare la strega, vai, iniziano, veloce! Veloce! Forza, 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 forza! Ah, Simone, tu? Mirko? Carlo? Marco, veloce, fammi un balletto per. Un balletto. Dai, dai, perché no? Un trenino, dai, perché no? Un trenino. Dai, dai, un trenino, no, no, mai fosse. Oh, guarda lui come gli piace il treno, se si stacca più, Non sarà, boh. Siamo sicuri, no? Di no, che. Pinocchio, bambino, ho detto. Perdonallo! Lo fustico, lo getto dello. Lo fustico. Simone! Dov'è? No, Marco! Lui. Marco, Marco, perdonallo. Vado Solerte, vado Solerte. Marco. Prima. Giulia, non temere, non temere. La... Marco qua con le gambe a me di rimpetto, 90 gradi! Perdona. Da dove venite Marco? Sento l'accento. Perfetto. Vacanza, aspetta. Guarda. 90 gradi, questi. 98, ecco così, perfetto. Ma Mirko, vai Mirko! 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 Perdona l'enfasi, Mirko! Mirko! Veloce, Mirko, va con le gambe a me di rimpetto! A 90 gradi! Mirko! Ok, perfetto! Poi Simone, non mi ricordo! Carlo, Carlo! Carlo, ma prima mi hai detto un altro nome! Ah no, sarà! 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 Giulia qua! Carlo qua! Carlo! Di rimpetto a me con le gambe! Perdonate l'enfasi, abbiamo dopo grazie! A 90 gradi! Non mi passate di! Simo! 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 Dai, calma, Simo! Dai Simo, dai veloce qua! Dai veloce! Con le gambe a me a 90! Vedo una riparata, adesso. Calma qua. Simo qua, con le gambe a me. A 90 gradi qua. Occhio che ci l'occhio, Faccio per. Vai, dov'è? Beh, Simo! Simo! Ah, qua. Con le gambe a me, 90, delicato, delicato, delicato. Delicato, Simo. Delicato, gambe a me, a 90 gradi. Allo mio 3, all'unisono. Non ti spazientiste, io ho tanta paura, tanta paura, tanta, tanta paura. Allora, allo mio 3, allo mio seno, allo veloce che sennò disturbiamo. 1, 2, 3, mani al seno. Ora allo mio 3, all'unisono, senza muovere di neanche un millimetro. I vostri piedi dallo solo dove sono posti, ognuno sulle ginocchia del suo dirimpettaio. 1, 2, 3, giù, piano, senza muovere i piedi. Giù, Simo! Le mani, i piedi, le gambe! Oh, comodo. Quattro. Quattro. I piedi. Prendi iniziativa. Sei vittima, non protagonista. Forza. Oh. Qua più a 90 gradi. Vieni qua, non temere, non temere. Non temere. Dai, l'abbiamo provato. Ma che c'è, problemi alla schiena? Tutto. No, cioè. Tutto secco, scegli ossi qua. Giulia. Quale ti piace di più? Di questi, quale ti piace di più? Il giovanotto, il giovanotto. Vero? No, vabbè, adesso dammi una mano, allora vai sotto, sotto le sue terghe e leva lo sgabello. Te lo. Dove sono il giovanotto? No, sono intrecciati, sono quelle le terghe. Forza! Oh! Alza, dai! Alza, alza il culo! Dai!
Aiuto! Giulia, non si è mai visto una condannata che si prepara nel patibolo! Forza! Non temere qua, perché! Là, veloce, che questi cadono! Alza, alza lo culo, via! Via! No! Non è finita! Tu passa sotto! Vai, dai! Passa sotto! Fai vedere che non c'è trucco! Dai, veloce! Veloce! Non cadete, c'è una bambina! Potrebbe morire! Anche tu, tutta la piazza, dai! Fermi! E esci, dai! Giulia! Te la metto così? È finito, non so come si esce da sta posizione. Vi saluto, all'anno prossimo. Guarda!